Prima di mettere i voti ricapitoliamo. Chi si ricorda le due scelte? Signor Fabio. Allora, lettera A, lavori assistenziali, che non si fa fatica, ma non serve a niente. Perfetto. Poi, lettera B, che è proprio entrare nel mercato, e ci si fa un gran culo, e vabbè, può essere utile agli altri, e forse si fa il grano. Ottimo, signor Fabio, complimenti. Volevo dire io. Bene, mettiamo i voti. Chi vota A, assistenza. Il mercato pare una cosa molto volgare. Bene, tre voti. Chi vota B? Mercato. L'assemblea ha deciso. No assistenza. Abbiamo vinto! Ma non è finita. Adesso dobbiamo decidere quale lavoro fare. Qualcuno ha delle idee? Rossi. Non ho idee, nessuna idea, vuoto totale. Grazie, signor Rossi. Ammettere di non avere idee è un utile contributo alla discussione. Noi scriviamo nessuna idea. Nessuna idea. Grazie, signor Rossi. Altre proposte? Io le idee, allora, per le idee, a me è come... Come buon professionista che mi va bene tutto, però io proprio vorrei fare il direttore, se è possibile. Un direttore? Certo che è possibile. Altre proposte? Prego, signor Goffredo. Facciamo una cooperativa di sceriffi. Cazzata. Sì? Si può fare. Cooperativa sceriffi. Perché no? Che c'è? Compriamo un camion. Io guido e loro cambiano le gomme. Si può fare. Cambio. Altre? Signor Robby. Grazie per il suo intervento. Scriviamo proposta Robby. Altre idee? Signora Luisa. Mia nonna aveva una segheria. C'era un buon odore di legno. Lavorare in legno? Si può fare. Io da ragazzino montavo i parquet. Il mio capo, ad esempio, dice che non ci sono più ragazzi disposti a sudare nella polvere. Ma voi sareste disposti a sudare nella polvere? Noi sì. Io sì! Io sì! Sì! Vedi? Io no. Non rientro fra i miei interessi. Ma, signor Carlo, nella vita un lavoro si deve fare. Io già ce l'ho, faccio miracoli. Sono pagato dagli UFO sotto forma di pensione di invalidità. Me la mandano il 27. Beato lei. Allora, chi sceglie di lavorare col parquet? Alzi la mano. No, fermi, non si fa così, non si fa così. Da che mondo, non si decide coi voti, Questa roba qua si chiede al dottor Del Vecchio. No, signor Fabio. In una cooperativa non decide il dottore. Decidono i soci. Ma chi sono questi soci? I padroni della cooperativa. Cioè voi. Grazie, signore Enrico.